esercizi di integrazione sia per fare, poi vedremo più avanti, problemi, studiare problemi di massimo e minimo su insiemi contenuti in R2 e in R3, è spesso necessario descrivere delle regioni, dei domini di R2 e R3. Allora, volevo fare questa cosa in maniera un po' più sistematica, partendo da alcuni esempi, però facendovi vedere, quindi sottolineando quelli che sono alcuni aspetti fondamentali. Allora, prendiamo qualche esercizio e vediamo di allora, queste sono due parabole. Allora, diciamo per esempio, se A è uguale a 1 e B è uguale a 2, giusto per capire di che si tratta, ma qui avremo x quadro, scusate, sì, x quadro uguale a y. Sarebbe y uguale x quadro diviso a. E qui abbiamo x quadro uguale by. Questa è x quadro uguale a y, questa è x quadro uguale by. Siccome abbiamo b maggiore di a, questa sta sotto. Poi qui abbiamo altre due parabole, però stavolta sono parabole che hanno per asse l'asse x. Quindi abbiamo y quadro uguale alfa x, cerchiamo di fare un disegno non troppo cattivo, quindi qua abbiamo y quadro uguale alfa x e poi abbiamo y quadro uguale beta x. Y quadro uguale beta x.
anche qui, siccome beta è maggiore di alfa, beta sta di sotto. Ok? Quindi, purtroppo col disegno che abbiamo fatto la zona viene abbastanza piccola, ma l'unica zona delimitata da tutte e quattro queste curve, queste, diciamo, luoghi del piano, no? Questi z di queste equazioni, è questa zona qua. Allora, la ingrandisco un po', noi abbiamo qui una zona fatta così più o meno, ok? Quindi cosa ci interessa di D? Ci interessa allora D, possiamo scriverla come l'insieme delle xy del piano, tali che stavolta si posso mettere al sistema, allora posso dire che la y è compresa la scusate la y sì, è compresa tra x quadro su b x quadro su a, mentre la x è compresa tra y quadro su beta e y quadro su alfa. Sarebbe questa zona qua. Mentalmente ci interessa rappresentare questo insieme come, non so se avete mai visto un disegno meccanico in cui c'è l'esplosione dei componenti, cioè quando disegnano un pezzo di una macchina di Formula 1, non lo so se si chiami così, so che in genere chiamano l'esplosione del... Quindi voi avete questa zona qui, la parte interna è dove valgono tutti e quattro le equazioni. Ok? Allora, vedete che noi abbiamo un insieme definito da quattro disequazioni. Ogni disequazione non mi fa calare, a meno che non ci siano casi particolari, che ne so, per cui due disequazioni mi diano in realtà un'equazione, ma ogni disequazione serve a ritagliare un pezzetto della regione, ma la regione rimane sempre di dimensione 2, cioè questa è un insieme bidimensionale nel senso che la sua parte interna non è vuota. In linea del tutto. Qui abbiamo x e qui abbiamo y. Ok. Queste zone, quindi abbiamo la parte interna, dovete mentalmente classificare parte interna, poi ci sono questi quattro pezzi di frontiera e poi a parte ci metto il puntino per sottolineare che i quattro puntini, diciamo i quattro punti dove si intersecano questi due pezzi di frontiera, li vorrei considerare mentalmente come una cosa a parte. Questo non ci servirà non tanto per gli integrali ovviamente, ma ci servirà anche per gli integrali nel senso che noi di questi punti dobbiamo andare a calcolare le coordinate, ok? Ma ci servirà poi soprattutto per quanto riguarda il discorso, quando riguarderà il discorso dei massimi e minimi vincolati.
Allora, quindi questo pezzo di piano è dato dalla parte interna, questi che sono dei sostegni di curve, molto semplicemente, e quattro punti. Immaginate un altro caso semplice: se io prendo un cubo di lato 1 in R3, diciamo 0,01 al cubo, allora questo lo dovete considerare come solido, la parte interna è una cosa, poi ci sono le 6 facce, poi ci sono i 12 spigoli, ok? E poi ci sono gli 8 vertici. Chiaro? Ognuno di questi pezzi, diciamo così, ha una storia a sé. Per quale motivo dico ha una storia a sé? Torniamo a questo caso che è più semplice. Qui dove stiamo? Stiamo a x uguale y quadro su b. Qui stiamo a x uguale y quadro su a. Quindi vedete, su questi due pezzi di frontiera vale una, di queste quattro disequazioni, una è diventata una equazione. Naturalmente non abbiamo tutta l'equazione, diciamo tutto il luogo degli zeri dell'equazione x uguale y quadro su beta, ma soltanto un pezzetto. Quindi abbiamo x uguale y quadro su beta, ma poi x sarà compreso tra due valori. Questi due valori dipendono dalle altre tre disequazioni. Ok? In particolare dipendono da queste due disequazioni. Perché se x è uguale a y quadro su beta, sicuramente è maggiore o uguale, sicuramente è minore o uguale y quadro su alfa. Ok? Quindi la disequazione che ci serve rispetto a questa la verifica automaticamente, invece le altre due no. Vedete che quando vado a mettere a sistema con le altre due equazioni ottengo questi due punti. Quindi qui ho una equazione e due disequazioni, la x compresa tra la x di questo qua e la x di questo qua. Similmente qui ho y uguale x quadro su b e qui ho y uguale x quadro su a. Qui ovviamente ho messo, siccome si intersecano questi due rami, ho a sistema queste due equazioni. Ok? Facciamo un esempio. Calcoliamo le coordinate di un punto. Calcoliamo le coordinate di un punto. Se io voglio calcolare le coordinate di questo punto qua, cosa devo fare? Devo mettere a sistema x uguale y quadro su beta e y uguale x quadro su b. Quindi ottengo, dalla prima ottengo x quadro uguale y alla quarta su beta quadro e quindi mi viene y uguale y alla quarta su b per beta quadro.
io ottengo come soluzioni y uguale a 0 oppure y cubo uguale b da 4, quindi devo fare la radice cubica di questa roba qui. Siamo nel primo quadrante, quindi sicuramente la y è positiva, trovo la y, una volta che ho trovato la y, dalla y faccio il quadrato, divido per beta e trovo la y. Questa è la coordinata che mi, diciamo, quindi x uguale b beta 4 alla 2 terzi fratto b, cioè viene, se ho fatto bene i conti, b beta alla 4 terzi fratto b alla 1 terzo. Ok? No, era fratto beta, scusate. Se è un quadro fratto beta, quindi non è questo, ma è b alla 2 terzi per beta alla 1. Vediamo un po', mentre la y è uguale a b alla 1 terzo per beta alla 2 terzi. Allora, vediamo un po', se faccio il quadrato di questo viene b alla 2 terzi si trova, beta alla 4 terzi divido per beta mi viene b beta alla 1 terzo. Se faccio il quadrato di questo mi viene beta alla 2 terzi si trova, b alla 4 terzi fratto b fa b alla 1 terzo. Si trova. Quindi questa qua è la coordinata x di questo punto qua. Similmente possiamo trovare le coordinate x di questo, oppure le coordinate x di questo e di questo. Anche le coordinate y ci servono, le coordinate y ci servono per esempio su questi tratti qua. Qui abbiamo questa equazione, ma la y è compresa tra questo valore e questo valore. Anche qui abbiamo questa equazione, ma la y è compresa tra questo valore e questo valore. Quindi lasciamo stare la difficoltà tecnica, ok? La difficoltà tecnica non è che uno si mette a fare questo sviluppo in maniera completa sempre. Uno fa mentalmente, deve tenere questo schema. Poi, naturalmente, per esempio, in questo caso l'esercizio chiedeva di valutare l'area di questa regione qua. Se devo valutare l'area di questa regione qua, un esercizio simile abbiamo già fatto, mi pare, con quattro parabole, con i numeri però, c'era. Allora, e mi conviene fare un cambiamento di variabile, però per fare il cambiamento di variabile devo determinare questi quattro punti. Questi quattro punti qua, il cambiamento di variabile sarà tipo xy uguale a v, y su x uguale a u, qualcosa del genere, e quello mi diventerà un rettangolo. Ok? Però per determinare i vertici del nuovo rettangolo mi servono questi quattro vertici qua. Quindi questo schema, avere questo tipo di schema è comunque sempre utile. Cioè, cosa è sempre utile? Sapere che quando sto nella parte interna tutte le disequazioni sono strette. Quando una delle disequazioni è un'equazione, sto sulla frontiera. Ok? Quando due disequazioni diventano equazioni, in genere sto sull'intersezione di due pezzi di frontiera, dove si attaccano, diciamo così, due pezzi di frontiera, che nel caso bidimensionale sono dei punti. Questo, diciamo, a meno di casi degeneri, insomma, casi particolari, però normalmente è così. Chiaro? Facciamo un altro esempio, forse più semplice, però ancora serve per illustrare bene la situazione. Andiamo a con
andiamo a considerare, per esempio, D stavolta sta in R3 e D è uguale all'insieme degli x, y, z di R3, tali che x quadro più y quadro è minore o uguale di 1, messo a sistema con z compreso tra 0 e 3. Siamo nello spazio tridimensionale e cosa dobbiamo descrivere? Dobbiamo descrivere allora questo è questo è il piano z uguale a 0, cioè il piano xy, questo è il piano z uguale 3, che è parallelo al piano xy. Allora, qui abbiamo l'intersezione che viene data da tre disequazioni, questa disequazione, questa disequazione e questa disequazione. Allora, quando una disequazione viene data da una funzione continua, questa situazione si può sempre vedere una funzione continua minore o uguale di 0, in ogni caso l'insieme è chiuso, quindi questa è un'intersezione di insiemi chiusi, essendo anche limitato, poi per esempio sarà compatto. Allora, questo è un caso semplice che però, se lo vogliamo interpretare sempre nel nostro schema, possiamo qua scrivere proprio tutti dettagliatamente tutti i sottocasi. Allora, se x quadro più y quadro è minore di 1, se z è compreso tra 0 e 3, vabbè, l'insieme degli x, y, z tali che valgono queste equazioni, siamo nella parte interna di D. Ok? Perché non stiamo. Allora, questo è il classico cilindro indefinito, cioè questo è diciamo la rotazione di una striscia infinita attorno all'asse Z. E andando a imporre Z compreso da 0 a 3 otteniamo un cilindro definito di la base è un cerchio di centro origine di raggio 1, l'altezza è 3. Ok, poi abbiamo, supponiamo di avere x quadro più y quadro uguale a 1, z compreso tra 0 e 3. Allora, mettiamoci prima maggiore o uguale di 0 meno uguale di 3. Questa che cos'è? Del cilindro, come la chiamate? Come la chiamavate? Superficie laterale. Questa è la superficie laterale del cilindro. Però questo caso qui, vabbè, facciamo prima l'altro caso. Se z è uguale a 3,
x quadro più y quadro minore o uguale di 1, ovviamente se z è uguale a 3 non possiamo avere z uguale a 0, quindi quella dobbiamo togliere. Possiamo però metterlo a sistema con, cioè la togliamo perché z maggiore o uguale di 0 è soddisfatto automaticamente, quindi perciò la togliamo. Invece quest'altra non è soddisfatta automaticamente. Questa che cos'è? È la base superiore. Se faccio invece x quadro più y quadro minore o uguale di 1 e z uguale a 0, questa è la base inferiore. Ok? Vabbè. Adesso però non abbiamo finito, perché qui abbiamo ancora delle disequazioni. Queste possono diventare delle equazioni. Per esempio, qui qua può diventare un'equazione, che è la stessa equazione che ottengo, cioè lo stesso sistema che ottengo quando questa diventa un'equazione. Qua può diventare un'equazione che è la stesso, mi dà lo stesso sistema che ottengo quando questa diventa un'equazione. Quindi abbiamo x quadro più y quadro uguale a 1, z uguale a 0, e abbiamo x quadro più y quadro uguale a 1, z uguale a 3. Adesso ho saltato anche un passaggio, perché un altro passaggio, prima avevamo D fatto così e poi ci abbiamo fatto diventare tutte le disequazioni strette, ed era la parte interna. Qui, prima di arrivare a queste, che sono i sistemi dati dalle equazioni possibili che posso ottenere da quel sistema, se qua faccio diventare la disuguaglianza stretta, che succede? Oppure anche qui faccio diventare le disuguaglianze strette, che succede? Facciamolo in questo caso, per esempio. Se io qui non posso dire di stare nella parte interna della superficie laterale, perché quella, la superficie laterale non ha punti interni, perché stiamo in R3, quello è un pezzo di superficie, vedremo poi in R3. Quindi nessun punto ha un intorno sferico tutto contenuto, però vedremo che non sto su quello che si chiamerà bordo della superficie, cioè tu stai su un pezzo di latta, questo pezzo di latta è la superficie laterale del tutto cilindro. Una cosa è che stai, cioè se tocchi il bordo del pezzo di latta ti tagli, insomma, la capisci la differenza tra un punto che sta sulla superficie e il bordo. Il bordo è dove si uniscono due pezzi di superficie, quindi diciamo la... Allora, quando noi abbiamo fatto solo la parametrizzazione delle curve, quelle superfici ancora no, però quando farai la parametrizzazione della superficie, tu immagina di tagliare questo pezzo di latta e lo metti in R2. A parte questo è un taglio che hai fatto perché per poterlo mettere in R2, ma questa adesso in R2 è la frontiera di questo, quindi sarà l'insieme che è immagine della frontiera dell'insieme di parametrizzazione. Quando tu vai a parametrizzare, la parte interna va sui punti della frontiera che non sono di bordo, la frontiera va sui punti di bordo. Questo niente, va su un pezzo verticale che, diciamo, l'abbiamo dovuto introdurre artificialmente, ma questi punti qua dell'insieme di parametrizzazione andranno sui punti di bordo della superficie. Ok? Però diciamo mentalmente, questo lo rivedremo, ma mentalmente quello che è importante è distinguere il caso dove c'è la disequazione stretta dal caso in cui c'è l'equazione. Allora, questo è il bordo superiore della superficie laterale, ma è anche il bordo
della base superiore, no? La base superiore è un cerchio e il bordo di questo cerchio, questa circonferenza è sia il bordo di questo cerchio sia il bordo di sopra, diciamo, della superficie laterale. Allo stesso modo, questa è una circonferenza che è, ecco, questo è quello di sotto e questo è quello di sopra. Quindi il nostro cilindro mentalmente lo dobbiamo rappresentare come la parte interna, poi c'è diciamo il cerchio di sotto, la circonferenza di sotto, il cerchio di sopra, la circonferenza di sopra, l'ho ingrandito perché sennò non si vede, e ci sarebbe pure la superficie laterale, che però insomma quando faccio il disegno in questo modo non si capisce più niente, però sostanzialmente avete capito quello che voglio dire. Bisogna, una cosa è la parte interna del cilindro, una cosa è la superficie laterale, la base di sopra, la base di sotto, e i bordi dove cioè si attaccano la superficie. Qua era un esempio un po' semplice, perché quello del cubo è ancora più elaborato, perché nel caso del cubo tu hai la parte interna, i pezzi di superficie, i bordi dei pezzi di superficie che sono gli spigoli, e hai anche i vertici. Perché? Perché qua siamo scesi a due equazioni insieme, un sistema di due equazioni. Un sistema di due equazioni passi da dimensione 3 in genere, almeno nei casi particolari, a dimensione 2, a dimensione 1, cioè 3 meno 2. Quindi arrivi a oggetti che sono, per esempio, questa circonferenza io le posso parametrizzare come curve. No? Io posso fare, qual è la parametrizzazione di questo? È facile: x uguale coseno di t, y uguale seno di t, z uguale 3, t compreso tra 0 e 2t. Allora vedi che questo qua ti parametrizza esattamente questa circonferenza. Naturalmente anche qui, quando t è compreso tra 0 e 2π, c'è un punto che è l'immagine della frontiera di questo insieme, che non sta diciamo sul bordo, diciamo non sul bordo, su questa qua come circonferenza, come curva, è una curva che non ha diciamo è una curva chiusa, e quindi però diciamo se la curva fosse, diciamo, questo e questo qua è l'immagine di una curva chiusa, il sostegno di una curva chiusa, fosse stato il sostegno di una curva aperta, per forza il primo punto doveva essere l'immagine di per t uguale ad a e l'ultimo per t uguale a b, o viceversa. Quindi diciamo, se avevamo un pezzo di un insieme fatto così in R3, lo andavamo a parametrizzare come una curva, necessariamente questo o è questo era fd a e questo era fd b, o viceversa. Quindi in qualche modo questo è il bordo zero dimensionale di questa superficie curva unidimensionale, cioè la superficie bidimensionale ha un bordo che è unidimensionale, il sostegno di una curva che è unidimensionale ha un bordo che è zero dimensionale. Quando passi al bordo scendi in generale ok? Importante che cominciate anche in qualche caso semplice a ragionare in questi termini, che questo aiuta molto sia nella descrizione degli insiemi quando dobbiamo fare gli integrali, ma aiuterà soprattutto quando poi andremo a fare i massimi e minimi vincolati, insomma, probabilmente la settimana prossima. Va bene, allora vediamo un altro caso, un caso un po' più elaborato, e poi facciamo una pausa.
facciamo z uguale x quadro più y quadro, poi abbiamo y uguale x quadro, poi abbiamo z uguale 0 e y uguale 1. Allora, cerchiamo di, questo per esempio è già un insieme in tridimensionale un po' più difficile da descrivere. Allora, questo qui è la superficie di un, lo vedremo meglio durante la prossima ora, farò un accenno alle quadriche, di un paraboloide. Cioè, se prendete il piano zx e prendete z uguale x quadro, lo fate ruotare attorno all'asse z, e allora questo diventa esattamente l'equazione, vedremo poi, di questo paraboloide. Quindi questo è z uguale x quadro più y quadro. Poi abbiamo y uguale x quadro, quindi abbiamo una cosa fatta così, cerco di rispettare un attimo la prospettiva. Questo è nel piano xy. Tuttavia, siccome siamo in R3 e la variabile z non compare, questo che vuol dire? Vuol dire che quello che abbiamo in realtà è quello che si chiama anche qui un cilindro indefinito. Semplicemente, allora, l'osservazione è questa, che xy soddisfa, diciamo, appartenente a R2, f di xy uguale a 0, quindi se avete un'equazione in xy è soddisfatto se e solo se, se e solo se xy 0 in R3 soddisfa f di xy uguale a 0 per ogni z appartenente a f. Cioè, se io riguardo un'equazione che ho in R2 come un'equazione in R3, quindi con una indeterminata in più, che mi succede? Succede che siccome z non compare, quelle che devono soddisfare l'equazione sono x e y, e quindi questo soddisfa l'equazione f di xy uguale a 0 per ogni z. Che vuol dire a livello geometrico? Significa che se nel piano xy l'insieme che soddisfa l'equazione è questo, il mio insieme che soddisfa questa equazione qui, questa equazione qui, qual è? Allora, fissate un xy, per esempio questo, tirate su la retta che è parallela all'asse z, cioè su quell'xy prendete una z qualunque, tutti quei punti soddisfano l'equazione, e questo vale per ogni punto. Quindi che cosa ottenete? Ottenete quello che si chiama un cilindro, la sezione del cilindro sul piano xy è questa, e tutti i punti che soddisfano l'equazione sono tutti quelli che stanno al di sopra, che hanno la stessa x e la stessa y di uno di questi punti qua, e una z arbitraria. Quindi fino a qua si capisce. Ovviamente queste due superfici si capisce
dalla figura, sia pure fatta non in maniera perfetta, che si vanno a intersecare lungo un qualcosa, no? Lungo un qualcosa fatto così più o meno. Ok? Adesso io qua ho tagliato per far vedere, perché non è, se no non si vede la figura, ma in realtà questo continua. Quindi questo è una, è un solido che diciamo un'altezza infinita, che di qua dalla parte di dietro è delimitato da questa superficie e dalla parte davanti è delimitato dalla superficie del parabolone. Ok? Oh. Poi noi mettiamo z uguale a 0 da sotto, ma z uguale a 0 da sotto in realtà neanche mi serviva. Per quale motivo? Perché nel piano, se voi andate a fare solo nel piano xy, no? Nel piano xy, quindi per z uguale a 0 il primo, la prima superficie si riduceva a un punto, mentre l'altra era sempre questa parabola y, questa è x e questa è, scusate, questa è x, scusate, era y uguale x quadro, quindi devo mettere, per come ho fatto la figura mi conviene cambiare i nomi di y a x, altrimenti, allora questa è x e questa è y, diciamo in realtà dovete farlo cambiare la figura, però non mi conviene, anche se la terna non è, le poggio, non fa niente. Ok, comunque qua abbiamo, quindi questo piano comunque non serviva a nulla, cioè delimita, è semplicemente tangente a questo, diciamo la parte di sopra all'epigrafico di questo parabolone. E poi ci devo mettere y uguale 1. Quando vado a mettere y uguale 1, però non sono sicuro che qua vada bene, perché se io metto y uguale a 1 questo non mi sembra che chiuda la figura. Però diciamo y uguale 1 è un piano parallelo all'asse y, cioè parallelo al piano xz, quindi y uguale a 1 nel piano xy è questa retta qua e la dovete portare su rispetto all'asse z, però questa non mi sembra chiudere la figura, quindi può darsi pure che, è vero che in genere sbaglio più probabilmente io, però in questo caso mi sembra che il discorso non sia corretto, probabilmente questo qua non era zero, almeno così mi sembra. Cioè, per capirci, per dimostrare se abbiamo ragione, se ho ragione io o se ha ragione il testo dell'esercizio, allora quando passo alle disequazioni, no, però ok, no, ha ragione il testo dell'esercizio. In che senso? Perché giustamente io ho automaticamente pensato che qua, quando passa alle disequazioni, dovessi passare alla disequazione minore uguale, scusate, maggiore uguale, cioè prende la parte al di sopra e ci sta anche la parte al di sotto. Appunto, siccome se prendo la parte al di sopra non delimita, prendiamo la parte di sotto. Adesso sì, abbiamo questa compresa tra questa e zero, e quindi abbiamo incorporato queste due disequazioni.
quindi sarebbe la parte al di sotto del paraboloide, che viene maggiore o uguale a 0. Poi dobbiamo prendere delle disequazioni opportune anche qua e qua. Allora, da questa parte qui c'è y maggiore o uguale di x quadro, e y minore o uguale di 1. Ok? Quindi praticamente stiamo dicendo che noi stiamo adesso la figura non si capisce più tanto bene, però cosa stiamo facendo? Stiamo chiudendo questo solido qui con un piano, qui questo pezzo qui, questo si vede bene, è un pezzo di superficie di questo cilindro, poi di dietro abbiamo un pezzo di superficie del paraboloide, poi da quest'altra parte abbiamo un altro pezzo che si vede male dovuto alla prospettiva di superficie del cilindro che si ricongiunge a questo piano qua, ok? Quindi volendo disegnare, cercare di disegnare solo l'insieme, abbiamo una cosa fatta così più o meno. Allora, nel senso che, allora, se guardate bene, qui abbiamo allora, andiamo a descriverlo algebricamente, che ci aiuta sicuramente, anche se perdiamo 10 minuti in più non fa niente, ritardiamo leggermente la pausa, basta andare piano piano. Allora, io ho queste quattro disequazioni, queste quattro disequazioni, poi ho, vediamo un po', i pezzi di superficie quali sono? Sono z uguale 0. Allora, se z è uguale a 0, automaticamente questa è una disequazione verificata. Se z è uguale a 0, poi ho y compreso tra x quadro e 1. Cioè, allora, questo è il piano z uguale a 0. In questo piano, qui c'è la x, y, qui c'è la x, avete il pezzo di superficie è questo. Cioè, avete un pezzetto tagliato da una parabola, da una retta, questo è quello che sta di sotto qua, questo qua. Naturalmente era girato di 90 gradi perché noi avevamo scambiato y e x. Ok, questo è un pezzo di superficie. Poi un'altra possibilità è z uguale, questo non mi serve più perché abbiamo capito che cos'è un cilindro. Un'altra possibilità è avere z uguale x quadro più y quadro, e y è compreso sempre tra x quadro e 1. A
andiamo a vedere, qua siamo sopra al paraboloide. Andiamo a vedere che succede però. Qui, quando vado a sostituire, allora, andiamo a vedere, per capire qual è questo pezzo di superficie, andiamo a vedere i bordi del suo, di questo pezzo. Allora, per vedere i bordi di questo pezzo, a bordo 1 abbiamo z uguale x quadro più y quadro con y uguale x quadro. Quindi viene y uguale x quadro e z uguale 2x quadro. Che sarebbe questo. E questo. Ok? L'altro bordo però è y uguale 1 e z uguale x quadro più 1. Allora, quando y uguale 1, allora, che è una cosa fatta così, x quadro più 1 praticamente viene così. Cioè, quando si interseca questo piano con quel paraboloide, il paraboloide tocca questo piano, qui è un po' scavato davanti, quindi l'altro bordo è fatto così davanti. Ok? Questo è l'altro bordo. È difficile da vedere, quello se lo fai, se lo realizzi al computer oppure se lo realizzi in pratica con dei pezzi di lamiera, si vede meglio. Però da disegnare è un po' più difficile. Quindi cosa avete? Avete un solido che ha una base fatta a, come lo vogliamo chiamare? Al inviluppo commesso di un ferro di calcio, insomma è fatto così, come un tacco di scarpa. Poi avete un pezzo davanti, questo pezzo davanti è un pezzo di piano, soltanto che è un pezzo di piano che ha tre lati dritti e un lato curvo. Su questo lato curvo si appoggia il pezzo di superficie di paraboloide che chiude da dietro, il quale si però non chiude completamente, perché ci vuole il pezzo di superficie del cilindro che raccorda il pezzo di superficie di paraboloide col piano davanti. Cioè non è facilissimo, però se uno si mette e lo fa, viene. Cioè non è che ci sono problemi, si vede. Perché perciò dicevo che quello schema aiuta, vedete, l'algebra aiuta la visualizzazione geometrica e la visualizzazione geometrica aiuta l'algebra. E vabbè, qua possiamo adesso descriverlo completamente, eccetera, eccetera. Il completamento, diciamo, della descrizione con tutti i casi e sottocasi, questo lo potete fare per esercizio. Quindi, per esempio, ecco, l'unica cosa che facciamo, andiamo a calcolare i punti delle equazioni, diciamo, i punti di bordo zero dimensionale. Allora, quando vado a fare i punti di bordo zero dimensionale, io devo imporre almeno tre equazioni. Quindi devo imporre, per esempio, se ho
z uguale a 0, y compreso tra x quadro e 1 saranno, qua mi verrà 1 1 meno 1 1 e la z uguale a 0. Sono questi punti qua. Se invece ho questa, allora se sarebbero queste due, ok? Allora queste due a loro volta dove si vanno a intersecare? Allora, quando x uguale più o meno 1, y viene 1 e z viene 2. Quindi questi sono gli stessi punti, però qua la z è uguale a 2. Poi questa parte che va di dietro io l'ho fatta male, perché comunque è x quadro più 1, cioè questo bordo non si interseca con questo, quindi è un po' sollevato e non ci sono altri punti di intersezione, perché i, diciamo, quelli sono tre pezzi di superficie, un pezzo di superficie di paraboloide, un pezzo di superficie del cilindro, 4, questo piano qui davanti y uguale a 1 e il piano z uguale a 0 di sotto, ma non ci sono, non mi sembra che non ci siano altri punti, diciamo, di bordo dei pezzi unidimensionali, ok? Questo qua lo potete finire per esercizio, però questo è interessante perché è un po' più complicato, ok? Va bene, allora facciamo pausa.